Valeria Marini e Patrick Baldassarri si sono davvero lasciati? I due sono stati i protagonisti assoluti della prima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera 18 settembre su Canale 5. A quanto pare la Marini para abbia già perso la testa per il tentatore spagnolo Iván González, motivo per cui molti pensano che la sua relazione con Baldassarri sia giunta al capolinea. La realtà, però, è ben diversa stando alle parole dell'ex marito di Valeria, l'imprenditore Giovanni Cottone, intervistato da Eleonora Daniele durante le trasmissioni Storie Italiane. Cottone ha dichiarato: "Conosco bene il suo compagno di adesso, e molti avrebbero intuito che sia i due stiano ancora insieme." L'imprenditore ha poi parlato della sua storia con la Marini, culminata con il matrimonio celebrato nel 2013 ma poi invalidato dalla Sacra Rota. "Non sono più innamorato ma le voglio molto bene. Mi dispiace molto che sia finita così. Non si può dimenticare facilmente una relazione del genere. Io e Valeria insieme siamo stati benissimo, facevamo certi weekend. Auguro a Valeria di essere felice, spero che finalmente riesca a stare bene." Punto Temptation Island VIP. Valeria Marini si apparta con un tentatore. Sono da poco iniziate le registrazioni della prima edizione di Temptation Island VIP, che andrà in onda il prossimo ottobre, e già si annunciano colpi di scena eclatanti. La prima sorpresa la regala Valeria Marini. La biondissima attrice e showgirl sarda ha offerto un rumore molto piccante, che ha fatto subito il giro del web. Secondo quanto diffuso da un magazine online, pare che la Marini si sia stata sorpresa in atteggiamenti piuttosto intimi con uno dei tentatori. Non solo, la rivista svela che i due si sarebbero appartati più volte nelle aree in cui non sono presenti le telecamere e questo avrebbe fatto infuriare pesantemente il fidanzato di Valeria, Patrick Baldassarri. Ma chi è il tentatore che ha fatto perdere la testa a Valeriona? Pare si tratti di Iván González, uno spagnolo, ex tronista, di un'edizione andata in onda in Spagna di Uomini e Donne. Foto credit Twitter.